25 settembre. Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Matteo 10:29. Dio controlla tutto della tua vita. Un passero caduto. Ascoltiamo ancora le parole di Gesù. Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. C'è una buona notizia per noi. Il Signore sa quando cadiamo e ciò che desidera è risollevarci. A volte voliamo alto, poi un errore, un passo falso. Forse siamo stati sabotati da una lotta interiore che non possiamo condividere con nessuno. Forse la fiducia riposta in un amico è stata tradita. In ogni caso, abbiamo paura a rimetterci in gioco, a ricominciare. Ci assale il timore di non riuscire a superare il passato, di non essere in grado di rialzarci, di fallire ancora. Sappi che Dio continua ad amarti, non conta i tuoi fallimenti. Il Signore che ha dato a Pietro e Giona una seconda possibilità, ti solleverà dalle ceneri del fallimento e modellerà la tua vita in un'opera meravigliosa. Dio ti ha visto cadere, è inutile nascondersi, ma come il pastore è andato in cerca della pecora smarrita, il Signore viene a cercare te, oggi. Non per condannarti, ma per ristabilirti, perché tu possa avere una nuova opportunità per fare la sua volontà.